Le 12:10, questa è la notte bianca della letteratura dell'arte a Galatina, ergo sum. Non soltanto dalla fantasia, ma hanno un senso spesso di legami con la storia nella quale viviamo. Il suo libro molto, diciamo, di grande impatto con il pubblico, perché ha avuto un grande successo, lo Scriba di Casole, nell'esempio, così come il suo penultimo, l'Oratorio della Peste, è questo che Besa ci presenta pubblicandocelo con il titolo Communism, Bed and Breakfast e altre storie. Sono in realtà 5 le storie, tutte legate sia ad emozioni, a fantasia dell'autore, ma hanno sempre un legame diretto con la realtà. Allora, scusate, Sandro? Ma quanto li pagano per fare questo? Guarda lì! Buonasera. A che ora sono? Thank you.